vivere in un campeggio come casa. Dalla sera della forte scossa di domenica mattina sono arrivati in mille a Porto Recanati, meta turistica d'estate. Ora risiedono in un albergo, una residence e tre camping. Siamo stati qui ad ascoltare queste persone, perché queste persone quando sono venute qui domenica erano in una maniera drammatica. Sono molto spaventati, molto terrorizzati, molto disorientati e poi per capire un attimo un po' le situazioni reali di cui hanno bisogno, ecco. Al campeggio Pineta ora vivono in 150, hanno tra i 2 e i 92 anni. Arrivano da Fiastra, Tolentino, Pieve Torina, Camerino, Ussita e Muccia. Da territori arroccati sui monti, ora vivono invece qui di fronte al mare. Siamo in 6, abbiamo 4 bambini, un maschio e 3 femmine. E niente, ci dobbiamo arrangiare questa nuova situazione, cercando, ecco, di tirarsi sulle maniche magari e abituarsi poi al cambiamento. Magari dal monti al mare, i bambini comunque hanno capito quello che è successo, anche la piccolina di 2 anni ha un trauma, quindi va bene, si cercano un attimo di prenderla come una vacanza, anche lì per lì senza la scuola, un attimo per respirare. Troppo è rimasto, lui, mio padre e mio fratello, hanno un'azienda agricola purtroppo e non è possibile spostarsi. Grande la risposta della solidarietà. Ma perché ha perso tutto, difficile pensare con certezza al domani. Siamo attivi già dal 24 agosto, con la prima scossa, ahimè, dove abbiamo svolto il servizio all'obitorio di Ascoli Piceno, per tutti quelli che sono stati i cadaveri, i defunti di Arquata. Poi la scossa che c'è stata, ecco, la settimana scorsa, gli scout si sono subito attivati. Devo ringraziare tutti, perché dal cittadino che non fa parte di nessuna associazione a tutte le associazioni, sono diventati tutti volontari, abbiamo avuto una risposta nei confronti di questi sfollati che è stata, io dico, meravigliosa. La mia dietro il comune è stata per crollare tutta quanta. Adesso è qui? C'ho mia figlia qui, i nipoti.